Iniziato. Allora, io stavo, prima abitavo con mia moglie, sono venuto a riabitare a Roma, ho cambiato tre case, una grotta perfetta all'euro, la Montagnola, l'altra era Torbaglianica dopo Ostia, l'altra Ardea. Sono venuto a Roma, siccome un po' già c'avevo il pallino del disegno, non mi metto a fare, veniva non tanto bene il cerchio, mi sono un po' esercitato, lo ammetto, però già c'avevo il cerchio non testa, dentro di me. Pensate che io e noi Dante Alighieri, io e Giotto, da quando mi hanno raccontato la storia, è entrato in me. Poi nella notte mi sogno gli UFO. Ma chi ha inventato gli UFO? I napoletani, ma perché? Un fotografo, non è cazzata, però. Sapete che fa un gatto sulla tua strada? Miau, stanno ancora a cercare. Un giorno consiglio. E quando torna? Miau, aspetta, miau. Fatto così a un signore, un sto dire che sei stanco. Lui gli mancava questo. Dice, sono invalido del lavoro. Ma vi rendete conto, gli mancava sto pezzo. Io ho fatto dei trucchi, lui non c'aveva per niente. In diretta per voi telespettatori, il cuore dell'astronauta. Ecco, vedete con l'immagine pure l'uomo bionico. Più forte, più veloce. Ci costa 6 milioni di dollari. Ma che c'era la vetrina? Se volete fare. Ogni tanto mi diverto pure a fare le buste. Questo costa vero, questo è un 2 euro ingrandito. L'arancia sembra il costo delle fuochi d'artificio o un fiore. Delle piccole margherite, ma non viene il bello pure. Chi non ama la tigre, c'è il cane, c'è il gatto, che oggi sul Leggo dice che praticamente ha conquistato il mondo il gatto, perché ha è di 9.000, aspetta. Vabbè, sono 90 anni, 9 milioni, vabbè, sta sul Leggo, domina da tanto tempo. 9 milioni di anni. Di anni. E questa è la farfalla. Grazie Italo. Grazie a voi. Ciao. C'è un cieco. Ah, c'è un cieco. E questo è quello di Harry Potter, il grifone. Grifondoro. Ciao Italo, ciao. Ciao, grazie. Ciao.